Ciao! In questo video vedremo come aggiornare il firmware dell'oscilloscopio multimetro. Prima cosa che dobbiamo fare è andare sul sito del produttore che si chiama zotectools.com. Dobbiamo cercare il prodotto, quindi andiamo su prodotti, oscilloscopio multimeter, scegliamo il nostro modello e qui sulla destra troviamo questa casella con scritto update the file. Ci clicchiamo ancora e scarichiamo sul nostro PC il file del firmware, che alla data di oggi è la versione 139. Dopodiché andiamo in modalità USB facendo menu, cerchiamo USB Enter. Ci sono due modi in verità per entrare in modalità USB: tenendo premuto F1 il tasto accensione, oppure semplicemente andandoci cliccando USB Enter. Lui va in modalità USB, colleghiamo il cavetto USB-C che c'è in dotazione, dall'altra parte lo connettiamo al computer, viene visto un nuovo disco. Clicchiamo col destro su questo firmware, facciamo copia e apriamo il nuovo disco appena trovato, che si chiama Flash E, questo qui. Andiamo nella cartella firmware e facciamo incolla. Il file verrà copiato e in automatico, non ho fatto nulla, si è chiuso l'Explorer file, ha sconnesso l'unità USB e sta facendo in automatico l'aggiornamento. Quindi la procedura è scaricare il file, copiarlo nella cartella firmware e non fare nient'altro, farà tutto lui. L'unica cosa che ti dice è di non spegnere il dispositivo mentre sta facendo questa operazione, perché c'è il rischio anche di danneggiarlo irreparabilmente. Ha finito l'upgrade, si riavvia. Tra l'altro si è riavviato con le impostazioni che c'erano prima. Vuol dire che le impostazioni li salva in una zona di memoria che non viene sovrascritta dal firmware. Possiamo pure staccare il cavetto USB del computer, che tanto l'ha già disconnesso lui come disco, infatti non fa alcun suono. Possiamo staccare il cavettino di qui e utilizzare il nostro nuovo firmware sul nostro dispositivo. Per questo video è tutto, ci vediamo, sentiamo al prossimo video. Ciao!